Ha fatto centro la serata organizzata dal Valtellina Veteran Car. Al club di Tresivio, simbolicamente, sfilata la storia degli anni d'oro dell'Alfa Romeo, grazie al racconto vissuto e partecipato dell'ingegner Giovanni Groppi, della Commissione Cultura ASI. Il mito Alfa Romeo nelle auto di produzione, fino ad arrivare alla Formula 1. Io ho una esperienza sia professionale che di passione per Alfa Romeo, per cui è stato anche bello cercare di individuare quelli che sono gli argomenti più interessanti della sua ultracentenaria storia. E abbiamo cercato di mostrare ai convitati qui in questa serata questi belli episodi di tecnica e di industria italiana. Durante la serata anche la consegna delle targhe d'oro auto e moto, la più alta e ambita certificazione rilasciata da ASI per le auto storiche. L'attestato è andato ad Alfredo Caspani, Dante Rodigari, Federica Abram, Marco Valgera, Silvio Beltramini, Martino Quetti, Marco Mondora, Paolo Mugignat, Gianluigi Valpolini, Lando Bettica, Giuseppe Fausto Ghilotti, Roberto Negri, Marco Sambrizzi, Paolo Martelletti ed Enzo Fuscelli. La soddisfazione dei soci e del presidente del Valtellina Veteran Car, Luigi Frigerio. Questa serata culturale, la prima che abbiamo organizzato, è certamente molto sentita, grande partecipazione non solo di soci, devo dire, ma anche di persone, amici, non soci. E d'altro canto bisogna essere onesti, è facile andare bene se si parla di Alfa. 150 persone, è chiaro, da noi Alfa vuol dire motori. Sono molto soddisfatto, ho ringraziato ASI per il supporto che ci ha dato, sia per quanto riguarda la presentazione e il commento fatto dalla Commissione Cultura, ingegner Giovanni Groppi, sia per la presenza della Commissione Tecnica Nazionale, che poi ci aiuterà a consegnare l'eccellenza della qualificazione di un'auto, che è la targa oro. Le conclusioni le lasciamo al responsabile della comunicazione, Flavio Belosler, che tanto crede nel ruolo del Valtellina Veteran Car. Un successo la serata culturale organizzata dal nostro club e fortemente voluta dal nostro presidente, un successo che ha portato più di 150 persone. Vedremo di rifare a breve un'altra serata.